I corridoi umanitari sono uno strumento importantissimo e particolarmente virtuoso, tant'è vero che siamo qui oggi a promuovere il modello anche in Europa, perché crediamo profondamente che si debba uscire dalla, diciamo così, mentalità emergenziale e dare invece risposte strutturali. I corridoi umanitari in Italia hanno dimostrato di promuovere un'integrazione vera, di fare arrivare persone in sicurezza, tra l'altro sicurezza anche per la comunità di accoglienza, che sa che chi arriva è persona ben nota, conosciuta e naturalmente con un progetto di vita, e di conseguenza costituiscono un modo veramente intelligente di rispondere a quella che viene definita la crisi delle migrazioni, che comunque è un fenomeno strutturale che andrà avanti per molto tempo. Io propongo anche che vengano, diciamo in qualche maniera, diventino un progetto europeo in cui tutti i paesi vengano coinvolti, i paesi membri dell'Unione, anche perché questo contribuirebbe veramente a rafforzare la fiducia tra tutti noi, a fare in modo che non ci siano veramente confini all'interno dell'Unione, ma che soprattutto poi naturalmente si possa in qualche modo creare una coesione sociale vera, basata su una vera integrazione, su un vero progetto di crescita delle comunità insieme, soprattutto a protezione dei gruppi vulnerabili, perché questa è la parola più importante. Si tratta di gruppi vulnerabili, migranti e rifugiati, che meritano di avere un futuro e che gli si restituisca un progetto di vita.